Ciao a tutti, come state, come non state? Qui è Andrew, Andrea, con un po' di mal di gola. Allora, questo qui è un insolito video che non avrei mai pensato di fare, però, sai, qualche volta ci si aiuta, sai, tra colleghi, tra virgolette, che poi youtuber io non sono, sono solo uno che fa YouTube. Allora, questo era un video di risposta alla youtuber, la diva del tubo. Perché qualche giorno fa, non mi ricordo quanti giorni fa, forse 3 o 4 giorni fa, aveva pubblicato su YouTube un video dove, con il titolo "Ma siete tutti scemi?", dove, tra virgolette, finalmente diceva che tutte le sue cose, i big money, i suoi accessi, quelle cose là, le sue relazioni flash, a parte quella con Andrea Di Prema, poi lo spiego comunque, per quello che ho visto. Io comunque parlo per quello che ho visto, solo per esprimere una mia opinione. Erano comunque una presa per il culo. Allora, cosa è successo? Allora, questa ragazza di nome, credo si chiama Alice, faceva dei video dove scusate, ho veramente mal di gola oggi. Per un po' di tempo ha fatto dei video strani dove diceva che comunque le piacevano i big money, voleva fare i big money, faceva visualizzazioni per i big money, che sarebbero questi. E a un certo punto ha cominciato a uscire con Andrea Di Pre, che sarebbe il critico d'arte, che fa le opere d'arte mobili, sono le persone. E diceva che usciva con lui perché faceva i big money, con lui faceva i big money, faceva le visualizzazioni, quindi faceva soldi, cose del genere. E tutti quanti si sono messi a insultarla perché: "Ah, ma ti stai rovinando, ah, ma esci con quel drogato, ah, ma tu non pippi con lui, tu ti droghi con lui, bla 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 bla". Lei continuava a fare i video, poi ha fatto quei video dove andava a Venezia, dove andava, credo sia il festival, non mi ricordo, dove andava al cinema a guardare i film. L'ho visto in un video che ha visto un film di un porno gay, non lo so, una roba del genere. È andata all'hotel Excelsior, mi sembra si chiami così, Excelsior, dove faceva video, dove faceva tutta la lussuosa, sai. Poi c'era un punto dove si era sdraiata, forse sul letto, faceva vedere sta banconota da 500 euro. E tutti insultarla: "Sei una puttana, sei una troia, sei cambiata, papà". Lei giustamente, o forse non giustamente, si è rotta le palle di tutte queste cose e ha fatto questo video dove spiegava che comunque erano tutte una presa per il culo, che molta gente ci ha creduto, molta gente no. E rispondeva comunque a tutti quelli che la insultavano, dicendo che comunque sono tutti dei creduloni, perché comunque hanno creduto a questa farsa. Poi si era messa anche con uno di nome Boschi, Riccardo Boschi, non so. Diceva che si era messa con questo qua di nome Riccardo Boschi, che nella vasca idromassaggio facevano zoom zoom zoom, bim bum bam, senza protezione. Che poi, quando loro erano in macchina, lei aveva trovato una scatola di preservativi, pensava che lui la tradiva con altre donne, bla bla bla. Ma nessuno ha capito che comunque era una farsa tutto questo. L'unica cosa che, a detta della diva del tubo, non era una farsa era la relazione con Di Pre, perché, da quanto ha detto lei, lui gli piaceva veramente. Ora, la questione è: lei comunque ha confermato nel video che sono tutte farse quelle che ha fatto, che la gente ci ha creduto. Perché ha fatto questo? Lei nel video, uno dei video con Di Pre, si era messa d'accordo con Di Pre dicendo: "Dai, ho visto che comunque tanta gente ci crede, magari, visto che comunque mi insultano, che devo fare? Facciamoli credere, prendiamole per il culo". E lei ha continuato con questa storia di Di Pre, dei big money, e qui e lì, confermando e smentendo comunque abbastanza cose. Che dire, io lo sapevo già, cioè, alcune cose proprio si capiscono. Una persona non può essere veramente stabile se dice "ho big money, ho big money", si sventola lì la banconota da 500 euro. Però, se hai un minimo di, come
di cervello, capisci che comunque questa ragazza sta facendo cazzate, soprattutto nella finta relazione con Boschi, Boschini, non mi ricordo come si chiamava. Lì proprio era, si capiva che era finta, ma proprio fintissima, falsissima e tuttoissima, si capiva veramente. Però la gente continuava a dire, perché lei comunque aveva fatto un video dove si sposava con lui, con questo Boschini, dove lui presentava lei ai genitori, dove si sposavano, che andavano a Bergamo, poi lei ha fatto un video dove chiudeva il canale, andava a fare la vita agraria, faceva l'agricola, raccoglieva le mele, andava nei campi, bla bla bla. Ma la gente è talmente scema, ma a parte il fatto che la gente è veramente maleducata e irrispettosa verso il prossimo, perché comunque cioè, perché comunque è andare a dire una puttana, una troia, puttana, zoccola, schifosa, cosa ti sei combinata a una persona che non conoscete, che la conoscete sì tramite video, ma voi non sapete cosa fa dopo i video. Quando stacca la telecamera, voi non sapete che cosa fa questa ragazza. Io stesso alcune volte andavo a commentare, quando ha fatto il red carpet, per esempio, le ho commentato che era bellissima perché era vestita bene, era truccata bene, aveva questo scignone, mi sembra, mi piaceva molto. Cioè, io non la seguo lei, ho seguito solo gli ultimi video perché erano veramente una trashata assurda, quindi volevo seguirli. Però i commenti sono stati veramente crudeli, ma proprio crudeli. C'è da dire che un po' se l'è cercata perché comunque ha attirato un po'. Ha tirato su un bel polverone, no? Con questa storia di soldoni, di Andrea Di Pre, che comunque Andrea Di Pre non ha una buona reputazione. Messo accanto a lei ha fatto questo polverone, no? Tutti e due, che poi lui ci hanno fatto il video, si sono lasciati, lui è tornato da Sara Tommasi, lei ha preso per il culo Sara Tommasi, chiamandola handicappata, bla bla bla. Questo non so se è una farsa. Però lei ha fatto tutto questo sostanzialmente per divertirsi un po', per prendere per il culo un po' per la gente. Ed è sbagliato e non è sbagliato. È sbagliato perché comunque hai veramente delle follower che ti seguono, che ti amano. Ne ha tipo 60.000. Hai 60.000 follower che ti amano, ti seguono, ti stimano. E tu ti metti a fare sta cosa qua dei big money. Mi piacciono i big money, amo i big money. Io vado. Uso il traghetto di Venezia perché posso spendere 95 euro in 10 minuti di traghetto, mentre gli altri sono plebei. Ok, questa cosa non va bene perché comunque non tutti afferrano che sia una tanata, una stronzata. Dall'altra parte è giusto, tra virgolette, perché magari vuoi divertirti un po', vuoi fare qualcosa di diverso. Però comunque un pochino se le cercate, le critiche. Attenzione, critiche. Ma quelle che si è trovata lei sotto i video non erano critiche, erano super insulti. Perché veramente sono stati davvero, davvero, davvero pesanti. Ed è una cosa che mi dispiace perché sono 2.000, 3.000 persone contro una persona sola. Che non sanno che cosa fa lei dopo aver registrato i video, non sanno cosa fa lei dopo aver cliccato. Registra, non registra, quello che è. Io veramente sono sconcertato. Poverina, anche lei nel video si capiva che era abbastanza scossa. E voi direte, ma se non voleva essere scossa non faceva i video. Ho capito, ma avete ragione sia lei che lui, che lei, che voi, che lui. Cioè, hanno ragione sia lei che voi. Perché lei e il canale suo può fare il cazzo che vuole, puoi caricare quello che vuole. Voi perché comunque la seguite, la guardate e certamente non vi aspettate video del genere. La colpa è 50-50. Però, figli miei, andare a dire a una ragazza che non conoscete, puttana, troia, fai schifo, succhi cazzi, ti fai due uomini al mese, al giorno, non è normale. Cioè, voi andate a dire a lei che non è normale, ma voi lo siete. Ma seriamente? Boh. Io da una parte sto con lei, non ho problemi a dirlo. Non mi vergogno, beccherò dislike, quello che c'è da beccare. Però veramente avete un rispetto che è pari a zero, una maleducazione assurda.
Contenti voi, contenti tutti. Ricavate qualcosa sicuramente andando a dire una puttana a una persona. Ciao.